Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Una tragedia annunciata, forse. Le indagini sono ancora in corso, ma tra le mura della casa circondariale di Voghera sono in tanti a credere che uno dei detenuti abbia scelto di dire basta alle condizioni a cui i carcerati sono sottoposti quotidianamente. Avevamo fissato questa visita da tempo e ci siamo ritrovati a dovervi parlare di questa tragedia, spiega il consigliere regionale del PD Giuseppe Villani, arrivato in città per denunciare le problematiche più significative del carcere vogherese. Problematiche, spiega, rese ancora più insopportabili dalle temperature estive e soffocanti delle celle, che causano malumori e agitazioni tra i reclusi. I problemi principali riguardano in particolare il personale sottodimensionato. 93 lavoratori devono gestire 360 detenuti, numero destinato ad aumentare nei prossimi mesi e che mette alla luce anche il tema del sovraffollamento e grosse carenze a livello igienico-sanitario. Il deputato PD Chiara Scuvera: a livello nazionale è stato fatto un grande passo in avanti sulla politica carceraria, ma deve essere seguito da investimenti sulla rieducazione dei detenuti. Questo richiede personale e strutture adeguate. La settimana prossima farò un'interrogazione, la terza sul tema, sulla situazione del carcere di Voghera di Pavia, per verificare a che punto siamo sul potenziamento del personale, sono attualmente attivi dei concorsi in merito e sui progetti di ristrutturazione già presentati. Fabio Pizzo, il consigliere regionale del PD attivo nella commissione carceri: i lavoratori non sono sereni perché sottoposti ad un carico di lavoro eccessivo. All'interno del carcere sono presenti solo 4 educatori, di cui solo 2 stabilmente in servizio, numero che non tiene in considerazione l'ampliamento della struttura avvenuto negli scorsi anni. Il risultato è la difficoltà a produrre attività di carattere educativo. Villani ci tiene però a sottolineare il grande lavoro svolto dalle attività di volontariato, una rete di collaborazione importante che vede soddisfatti anche i dipendenti della struttura carceraria. Mentre le indagini sul decesso della scorsa notte sono attualmente in corso, il gruppo di esponenti del PD assicura: continueremo a monitorare e a combattere per porre l'attenzione sui diritti e le condizioni di chi è detenuto e di chi lavora presso il carcere di Voghera.